Ti è mai capitato di camminare in un sentiero tortuoso, ovvero di camminare su un terreno disastato con salite e discese, scale da fare, alberi da scavalcare? Con chi lo hai fatto? Penso che se tu non sei incosciente l'abbia fatto con un amico, no? Beh, se lo fai sempre in compagnia, buon per te, perché a me mi capita sempre di farlo da solo. Questo sentiero ovviamente è la vita, io la percorro da solo grazie al mio modo di pensare, ma ora vi spiego. Comunque io sono Pier Giuseppe, per gli amici Pier, e se ti senti solo e se ti senti di farlo, scrivilo qua sotto nei commenti, magari dopo ti sentirai meglio. Allora, io mi sento da sola a camminare sulla strada della vita perché ho dei problemi, come dicevo anche nel scorso video che trovate qua in alto a destra, a interagire con le persone. Un po' anche per i problemi visti prima, ma anche per un altro discorso. Perché io sono una persona che si ritiene una bilancia, ovvero una bilancia tra gli opposti. Sono letteralmente in mezzo e molte volte quando sei in mezzo a tutto in questa società sei visto male perché ti devi schierare. Se non ti schieri da una parte o dall'altra perché inizi a pensare che forse su alcune cose una delle due abbia via ragione come l'altra, vieni visto malissimo da tutti quanti e vieni giudicato male. E questo è un problema. E questo è un problema e ti fa chiudere in te stesso e ti fa evitare di esprimere fino in fondo la tua opinione. Il problema, e anche io lo faccio, è che le persone credono di avere la verità sempre in tasca. Non si fermano a capire le ragioni dell'altro e del perché l'altro pensa quelle determinate cose, quale vissuto ha avuto l'altro e che soprattutto le affermazioni dell'altro possono essere nella sua condizione vere quanto le tue. Un esempio per me è la politica, perché io non nella società di solito non mi schiero mai, perché ho determinati ideali che diciamo rispecchiano un gran numero di persone, però fatico a dirli perché il modo in cui li dico oppure altre mie idee che io mi scuglio a queste idee generali che hanno tutti non mi rendono allineato alla massa, fanno escludere, perché se non ti allini a determinati pensieri sei escluso dalla maggior parte della società, perché la maggior parte della società non dà a capire i tuoi ragionamenti che ti fanno dire quelle determinate cose, ti escludono del mostro, del fascista o del deviazionista di destra. Quindi io rubo una frase al grande Silone: mi sento un cristiano senza chiesa, un socialista senza partito, ovvero sono un disallineato a tutto, non riesco ad allinearmi a nessuna cosa, perché ogni volta che ognuno mi dice una cosa che per lui è una verità, io inizio a ragionare e non mi riesco ad allineare al 100% perché trovo sempre quella cosa negativa che io devo sempre criticare e andare contro. Questo è il problema che mi porta a rimanere solo. Ci posso lavorare, posso diciamo lavorare anche nel modo in cui dico le cose, che molte volte sono molto radicale e vado molto contro le altre persone. Posso dirla in maniera diciamo più soft per dire, esprimere i miei concetti, ma senza passare per un fascista. Noi facciamo parte di una società che giudica, ma se la società non giudicasse sarebbe lo stesso bello questo mondo, o meglio sarebbe divertente come adesso, esisterebbe una persona che vi registra questo video, oppure sarebbe un mondo noioso dove tutti sono felici e nessuno lotta per sconfiggere niente? E fatemelo sapere qua sotto nei commenti.